Ciao amici, eccoci qua e facciamo le zucchine. Finalmente sono arrivate le zucchine, quelle chiare di Bologna. Guarda, uno spicchio d'aglio lo taglio a metà e intanto che io finisco il resto lo metto a insaporire un po' di olio extravergine. Così. Un po', mica tanto, poco, perché la zucchina non assorbe, se no poi te lo trovi tutto sotto. Ok. E adesso andiamo a finire, adesso l'ho già incominciate, le finisco di tagliare, ne ho tenute solo tre per farti vedere. Sottili ma non troppo, e anche un po', io le faccio un po' più grosse, un po' più sottili, perché così le più sottili si cuociono subito e qualcuna magari si spappola un po' e fa quella cremina. Quelle più grosse sono, insomma, rimangono un po' più al dente perché vogliono un po' croccanti, altrimenti è un pestafisso. Una, due, e questa è l'ultima. Io faccio sempre così, parto dal fondo, dal culetto, perché mi rimane il picciolo, come lo potrei chiamare, insomma sto gambetto, che è quello che mi serve per arrivare fino alla fine e tagliare la zucchina per non perderci niente. Ecco qua. Adesso cosa faccio? Le lavo subito sotto l'acqua fresca, corrente, proprio un attimo, Anche proprio perché tolgo quella patina che fa la zucchina quando la taglio. Adesso abbasso, anzi spengo la fiamma perché l'aglio si è già colorato. Vedi? Faccio vedere, l'aglio ha già rilasciato il suo sapore e lo tolgo. Perché deve dare l'odore e non essere prevaricante. Adesso metto le zucchine. Riaccendo la fiamma subito, l'ho abbassata in realtà per non schizzarmi con l'olio bollente dappertutto, sai, perché potresti anche lasciarlo acceso. Metto il sale subito, perché così loro buttano fuori il loro sapore, il coperchio e le lascio andare a fuoco vispo, ma un bel po' vispo, Senti come frigge. Pulisco un po' con il piatto di vedere sporco, le sento che friggono, si sente, intanto mi preparo prima qua. Sei pronto che scopro? Vedi che hanno buttato fuori la loro acquetta? Adesso che sta bello friggendo, metto una spruzzatina di vino bianco. E copro subito. E rimane lì tutto. Le lasciamo quei 2-3 minuti, non di più. Perché come abbiamo detto prima, le vogliamo croccanti dentro. Dobbiamo stare 2-3 minuti. Sì. 3 minuti di orologio, guarda.
per una volta sola e sono pronti. Andiamo a fare il piatto. Un bel piatto fresco. Vedi, come ti dicevo, l'olio che metti quello trovi, non assorbono niente. Bene, allora alla prossima, buona giornata.